Pensavo. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E vai. Siamo ancora da Snodo con The Comedy Club. C'è Stefano Rapone. Stefano, come stai? Ciao. Okay. Non sei brandizzato Stefano Rapone? Oggi no, oggi sono in borghese. Così vabbè. Non mi riconosco. Come mai? Così, per me sono. C'era una maglietta che l'avevo usata, però non puzzava. Detto, bravo, me la rimetto. Bravo, e ma quindi, così si fa? Sì. L'hai annusata? Per l'ambiente, certo. Bravo, hai fatto bene. L'unico modo per sapere se puoi rimettere il vestito è vedere se ci sono le macchie, annusarlo. Questo è fondamentale. Tu che sei vestito nuovo? È un vestito pulito, lavato? Pulito. No, garantisco sulla pulizia. Bravo. E che, come va? Bene. Tu come stai? Bene, questa puntata esce 2024, è il 2024, già, quindi per siamo le amici già nel ci sono in pieno tour, quindi ci sono le date di Bologna, Napoli, Lodi, Trento, Trieste, biglietterie aperte su thecomedyclub.it, sul mio Instagram, mi raccomando venite, soprattutto a Bologna per favore, questo è un messaggio vero, c'è un incantesimo su Bologna, non sto vendendo nessun biglietto, la cosa... Ho deciso e non ci penso fino al 2024, che però è tra 11 giorni. Però non ci penso. Però visto perché, che questa puntata è scena del 2024, ci starò pensando molto. Una città di sinistra, per quello che non ti. Hai ragione. Allora sai che c'è, non mi importa. Non li voglio quello, i loro soldi che vengono dall'Unione Sovietica. No, penso. Immagino di no. E quindi, no, quindi beh, tu come stai? Sono state le feste, abbiamo mangiato tanto, festeggiato. Si è fatto un sacco di cose, i fuochi, eccetera. Però, come dire, non bevo la birra perché purtroppo zero alcolici. Sto male, c'ho il reflusso. C'è il reflusso? Mangiavo tanto durante le feste. Quindi, c'è il reflusso. Vabbè, però per il reflusso ci sta. Io sto lanciando questo nuovo prodotto sul mercato. Davvero? Sì. Anche tu, un Pandoro? No. No, questo anzi. Non voglio casini. Questo è un prodotto. Se lo acquisti, togli soldi ai bambini. Questo allora. È una mia formula. Allora, bene, meno male. Basta. Noi i bambini non ci piacciono. Non ci sono mai piaciuti. Che prodotto stai. Questo è un gastroprotettore che sto lanciando. Sì, serve proprio per le persone col reflusso. E che fa questo? È quello che te lo. Tu bevi. Come che poi sembra. Che sembra. Quello che te. Che sembra la colla quando si bagna. Sembra. Ah, certo, sì, anche io pensavo a quella cosa lì. Stai a pensare a quello, come tutti. E cosa di più questo tuo prodotto? Tu praticamente prendi quelle... questo prodotto e che succede? Ti protegge lo stomaco, l'intestino, diciamo l'organismo da qualsiasi virus. E quindi proteggendoti da qualsiasi virus, però senza appesantire l'organismo per questa protezione, ti permette di proseguire nella tua giornata alla velocità a cui andresti normalmente. Ma se dovessi fare un paragone con qualcosa adesso, cioè che... così il primo paragone che mi viene in mente è come è come metti che il tuo corpo è il web, ok, ecco questo prodotto che sembra la colla quando si bagna, sì. È un software che protegge quello che hai dentro il web da tutto, virus, qualsiasi cosa, e ti fa marciare spedito. Già hai trovato un nome per questo? Allora, avevo pensato come nome di lancio nordvpn.com/tintoria. Un bel nome. Un nome bellissimo che mi evoca situazioni meravigliose, sconti pazzeschi, no? Perché poi uno, questo nome è anche un link. E quindi sì, è perché uno ci va e dice: Madonna, che sconto incredibile per ottenere la miglior VPN del mondo. Vedi. Capito? Sì. Però si trova, è un nome così bello, sarà impegnato. È impegnato, non posso usare il link, non posso neanche usare l'abbreviazione NordVPN per questo prodotto che sembra la colla quando si bagna. Se posso darti un suggerimento per il nome, potresti chiamarlo, quello che mi viene in mente. Dimmi. Basta un click.
Certo. Bellissimo. Bellissimo nome, Stefano. Okay. Grazie mille. Niente, eppure oggi. Pure questo inizio del 2024. 800 euro ce li siamo fatti. 800 euro per tutto il 2024, esatto. Li abbiamo portati a casa. Che comunque. Mettili via. Non è certo grazie a. Al mio reflusso. Non è certo grazie al tuo reflusso. Non è certo grazie alla consistenza dei gastroprotettori che siamo arrivati a questa puntata al 2024, certo. A fare ancora questo podcast. Deve. Ma come lo tieni il microfono? Ma che stai facendo? Vabbè. Prosegui. Deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, quindi senza ulteriori indugi vado a presentare l'ospite di questa sera, signore e signori, solo per voi, Greg. Buonasera. Grazie mille di essere venuto. Già ho detto che devo stare attaccato al microfono. Ecco, ti hanno detto adesso, sì. Mentre salivi, così hanno fatto, perché hanno detto questo non saprà bene come si utilizza un microfono. Però Stefano si era preparato, sì. Una domanda per questa puntata. Ciao. Che tutto ok? No, che mi ero preparato le risposte io. Ah, ok, sì. Però, vediamo se allora è la stessa. Se becchiamo sì, è quello. Speriamo. Vabbè, dai, vai. Vada lì, a memoria. Vai, sì. Come stai? C'ho scritto. Okay. Ma tutto sommato bene. Cioè, dai, sono contento. Contento di essere qui. Anche noi siamo contenti che sei contento di essere arrivato qui. Sono arrivato senza problemi, quindi... Perfetto. Mi avete trovato posto dentro con la macchina. Non è da tutti. È così. E questo è la prima domanda che abbiamo fatto. E così andata. Siamo agli sgoccioli, okay. Ti dico la verità. Stefano ha quasi finito le cartucce. Bene. C'ho un'altra domanda. C'ho l'ultima. Sì. Che hai fatto oggi? Oggi ho. Aspetta, che devo fare perché con l'età sai che c'è la memoria breve. Che se, quindi potrei dire tranquillamente cosa ho fatto 16 anni fa. Però dunque, oggi ho una giornata piuttosto tranquilla. Beh, diciamo la verità, mi sono svegliato così, abbastanza di buon umore, benché ieri sia andato a letto incazzato. Però insomma, questo. Ah. La serata è un po' storta, però no, oggi va bene, ho scritto, ho disegnato, ho consegnato delle cose che devo consegnare, ho fatto la spesa, ho comprato un regalo a un amico e, giornata parecchio attiva, insomma. Ho delle domande su questa giornata. Che hai disegnato? Ho finito un disegno, una cosa un po' strana, però Gianni Togni? Sì. Ah. Che purtroppo per lui tutti si ricordano per Luna, però lui in realtà è un compositore, ha composto anche parecchie colonne sonore, ha lavorato parecchio in Norvegia e ha continuato a fare dischi, ma fa dischi con delle musiche sue che non hanno nulla a che vedere con Luna, né come satellite né come proprio come stile musicale, e ha finito di registrare un disco in vinile pesato e tutto quanto così, che parla di notizie, giornali, editoria, e allora mi ha chiesto di produrre un fumetto di una dozzina di tavole che avessero insomma a che vedere con potessero avere a che vedere con l'editoria, con i giornali, con le notizie, con qualche cosa. Io ho fatto una storia su di lui come ribelle reietto, perché continua a suonare una musica che non sia, cioè che voglia continuare a fare musica pur non facendo trap e reggaeton o Ed Sheeran, cose del genere, sì. Molto bello. Ma quindi uscirà con il suo con l'album, okay. Album con Long Playing, con l'album, ok.
Prego, so che hai altre domande su questa giornata. Che posso chiederti che regalo hai fatto? Ho regalato, perché un amico pianista che suona Chopin, è specializzato in Chopin, e quindi mi è sembrato opportuno regalargli dei gemelli. Ho trovato dei gemelli vantage o vintage, cioè dei gemelli degli anni 60 che rappresentano un pentagramma. Un bel prezzi. Un bel presente. Te lo posso dire tanto quando vedi l'altra. Sì, tanto Perché è oggi il compleanno, quindi. Ah, è oggi. Ah, pensavo fosse un regalo di Natale, invece un regalo. No, regalo di compleanno. Scollina. Facciamo gli auguri allora. Auguri. Auguri, Marco Arcieri. Lo salutiamo. Un saluto. Immediatamente amico del podcast. Sì. No, vai, adesso. Noi come prima domanda, certo, questo è. Come prima domanda agli ospiti di solito chiediamo come hanno cominciato. Non erano queste le prime. Queste sono le domande preliminari. Preliminari, diciamo. Sì. L'Avan Podcast, questo è. E invece noi di solito chiediamo agli ospiti come hanno cominciato, però è una storia che comunque hai già raccontato. La cosa che io ti volevo chiedere è, tu comunque sei per l'appunto fumettista, disegnatore, musicista, anche regista, attore, sei tante cose. Qual è stata la prima di queste cose che ti ha ispirato e hai detto io vorrei provare a fare questa cosa? Quando eri fanciullo? Sì. Devi dire? Qualche anno fa, adesso non tantissimi, però una manciata, un pugno di anni fa. Ma la prima cosa che mi ha appassionato è forse anche perciò il fatto che mio padre, all'adere dell'attività di impiegatizia, lui comunque era un pittore, disegnatore, e tra l'altro anche lui da ragazzo collaborò per alcune di queste riviste, Travaso, Il Calandrino, che uscivano insomma all'epoca. E quindi a casa lui spesso, cioè tutti i giorni, dipingeva oppure disegnava, io lo guardavo, quindi un po' il fatto dell'esperienza visiva, un po' anche il fatto che probabilmente geneticamente mi ha passato delle cose, quindi ho iniziato a disegnare, da che mi ricordo, insomma, stavo sempre con matita o penna, ma non è che, sai, in quell'età non è che pensi che sarà quello il tuo lavoro nel futuro. Poi parallelamente ho cominciato a coltivare la passione per la musica. Diciamo che attorno ai 14 anni, che poi è stato qua c'è presente una ragazza, una mia amica che si ricorda, Monica, che si ricorda assolutamente questo particolare, ci fu questo concerto nella palestra della scuola nel 1978, in cui feci il mio primo concerto. Nel 77, alla fine del 77, andai a vedere il film American Graffiti e rimasi folgorato dal rock and roll, quindi iniziai con quell'attività, però sapevo che la musica non sarebbe mai stata una fonte di lavoro ottimale, e quindi diciamo che forse la prima idea lavorativa mi venne in mente, insomma, di adattarla al mondo del fumetto, e infatti ho lavorato per quello, cioè andavo in giro, ho collaborato per fanzine, all'epoca c'erano le fanzine, piccole cose, piccoli cialtroni che trovavo in giro, anche manifestini di concerti, così, finché poi sono a mano approdato a situazioni un po' più concrete. Ok, quindi la prima cosa, e riuscivi a fare poi, perché poi quindi già abbastanza presto il disegno, il fumetto è diventato un lavoro. E parallelamente portavi avanti anche però la passione per la musica, cioè la passione e l'esecuzione, cioè suonavi in giro. Ma nel campo, cioè in quegli anni, appunto, diciamo proprio la fine degli anni 70, tutti quanti gli anni 80, fino a un certo punto degli anni 90, c'è stata molta guazza per la musica in Italia. C'erano tante situazioni, c'erano moltissime band che suonavano in giro, c'erano molti locali in cui si faceva musica, in cui si ascoltava musica, e poi si spaziava all'epoca in parecchi generi, quindi c'erano tantissimi locali dove potevi andare,
c'erano quelli specializzati in punk, quelli specializzati in dark, quelli che erano specializzati in heavy metal, insomma c'era parecchio di cui fruire sia da spettatore che da suonatore, quindi si suonava a rotta di collo. E però quello, le paghe dei musicisti sono sempre state quelle, no, forse all'epoca erano un po' leggermente migliori, però appunto l'ho sempre vissuta come grandissima passione, come uno sfogo notturno, e poi invece ho iniziato appunto a pensare seriamente alle possibilità di lavorare nel mondo del fumetto. Infatti poi alla fine sono approdato in questa casa editrice in cui sono stato dall'86 al 91, e dove poi, tra l'altro, poi ci siamo incontrati con Lillo e con tutti quelli che poi hanno fondato la Scuola Romana del Fumetto. E questo, sì, no. Ne parlavamo con Stefano. Cosa? No, dai. No, io, tu facevi anche un genere particolare di musica, cioè non era appunto, c'era il punk e il dark, però tu facevi un rock più anni 60 forse, no? 50, scusa. Cioè pure quello come... Cioè ma come... c'è le... Allora, all'inizio è stato un po' più di... un po' più difficile, perché in Italia l'esplosione del revival, il cosiddetto neo rockabilly, c'è stata nell'81, dopo che sono usciti gli Stray Cats nell'80 e quindi nell'81, quindi da quel momento in poi hanno cominciato a pubblicare e ripubblicare dischi di vecchio rock and roll e dischi dei nuovi gruppi, quindi era una delle, diciamo, una delle diramazioni della new wave, il rockabilly, il neo rockabilly. E noi facevamo, in realtà quello che facevo io con i Jolly Rockers era proprio rock and roll degli anni 50, con composizioni originali in italiano, e comunque proprio rock and roll, quindi Chuck Berry, Jerry Lewis, Buddy Holly, Carl Perkins, pezzi con armonizzazioni vocali del doo-wop, così, ed era, quindi funzionavamo più in un ambiente non rockabilly, perché i rockabilly invece erano ortodossi nella loro cosa, il trio con quelli col contrabbasso, i ciuffoni, quindi noi funzionavamo di più invece negli ambienti un po' più misti. E poi, cioè, con loro facciamo un salto adesso, sì. Così, se anche andai a Sanremo... Sanremo Giovani nel 92, giovani. Abbiamo visto, con Jolly Rockers. E sei andato un anno con Jolly Rockers, poi quello successivo, due anni dopo, con Lazzi su Derivati, sì. E com'era Sanremo? Era il 92 con Jolly Rockers. Com'era fare Sanremo Giovani con la... Non so, era già fai Sanremo Giovani per poi fare Sanremo? Cioè, com'era il mondo Sanremo nel 92? Beh, giovani, già si parla che avevamo 29-30 anni, quindi non è questo... Beh, giovani italiani, sì, diciamo, cioè... come sempre in questo paese. Ma com'era, in che senso? Giovani per sempre. No, se già Sanremo Giovani, dici vado a fare Sanremo Giovani, se lo vinco vado a fare Sanremo, e com'era il mondo Sanremo nei primi anni 90, che adesso stiamo Ma vivendo un'epoca... Era... Forse un po' meno pacchiano. Mm. Ed era senz'altro, era caotico, comunque c'era un nervosismo lì, si respirava, noi ci divertivamo abbastanza lì, perché comunque è come, per noi era come fosse una gita scolastica, perché eravamo lì, gironzolavamo, non è che ce ne fregasse molto, siamo andati lì con un brano proprio nostro, non è che un brano scritto per Sanremo, quindi o la Paola spacca, ovviamente ha spaccato, cioè, spaccato nel senso che non è andata, però è stato divertente, anche perché poi, cioè, comunque vedi tutte le persone che ci credono e che sono esaltate, sono anche tutte appunto molto innervosite dalle sorti che potrebbe avere il loro brano. Ma la cosa che mi ricordo che mi divertì di più, sono due cose che mi divertirono tanto. Il fatto che il contrabbassista che suonava con noi era uno che, insomma, faceva abbastanza uso di sostanze sue che prendeva, non so adesso... Non so assolutamente di che origine fossero, però questo provocava in lui un'euforia iniziale e poi una fase invece di abbandono, e questa fase di abbandono lo beccò mentre, appunto, poco prima della nostra esibizione, noi stavamo tutti schierati così e lui dormiva tranquillamente da una parte. E l'altra invece è che noi venivamo introdotti da alcuni padrini
cioè c'era dei big delle, i Vazzanicchi, Oretta Berti, che scendevano facendo un 20 secondi della loro canzone, diciamo il loro cavallo di battaglia, e poi facevano il padrino o madrina del e presentavano il, quindi vi scaldavano il pubblico, dicevo 20 certo. secondi di sta bomba, è conosciuto tutti, e poi sì. gli esordienti, e noi eravamo i Vazzanicchi, che comunque certo veramente una voce notevole. Però mi ricordo che ci fu, non mi ricordo però di chi fosse il padrino, Christian, il cui cavallo di battaglia era, non è Manuela, che Manuela di cosa, che il, non c'è nessuno che si ricorda il pezzo di, cioè, fate finta di non ricordarvi il cavallo di battaglia di Christian. Ma Christian era, è un, cioè Christian lo, è basta, Christian, sì, è Christian e basta, sì, ah. è il, no, forse l'anagrafe aveva anche il cognome, però, no, sì, certo, sì, però faceva presentare come Christian, era tipo Manuela, chi? Cara? Io ho googlato Christian cantante cavallo di battaglia, quindi proprio sono c'ho delle foto di cavalli, sono proprio in alto mare, venitemi incontro perché qui siamo altrove. Forse è Cara. Ah sì. Cara, il tempo vola, e tu sarai per sempre cara. Era questo, sì. E lui entrò facendo appunto questa strofa e immaginò di avere davanti un pubblico diverso da quello che invece è stato, che è come quello di stasera. E quindi lui, cara, il tempo vola, tu sarai per sempre. In TV è stato salvato perché c'era il coro del, c'erano quattro persone della band che comunque hanno detto cara, però lì assistendo è stato fantastico, che per sempre finita la canzone così, e quello mi divertì molto, bellissimo. Ma terzo a Sanremo con Cara, diciamolo. Ah, sì, no, ma infatti, cioè, no, ma lui ebbe successo. Ma Christian e basta, c'erano sti nomi, vabbè, c'è sta. Cioè, quella cosa che appunto Jalis uno se li ricorda, e poi ecco, questo è Christian, che, sì. Ok, ma lì hai conosciuto anche personaggi quindi noti dell'epoca, cioè c'hai scambiato delle chiacchiere, sì, non lo sì, so, sì, Frank Sinatra insieme ai Vazzanicchi a Sanremo, certo. Giovani, uno sì, dei sì, padrini sì. era Frank Sinatra. No, ma in realtà non mi ricordo cosa del genere. Mi ricordo che, però, quello mi sa che quando siamo andati con Latte sui derivati, che invece per qualche ragione era ospite Robert De Niro, che io incrociai nel corridoio, ma non lo riconobbi. Poi mi ha detto, hai visto la Robert De Niro? Perché direi che è meno alto di quanto me lo immaginassi, però è proprio il fatto che, cioè, vedere a Sanremo, cioè tu vedi il Scorsese, eccetera, poi lo vedi a Sanremo, non pensi sia la stessa, cioè lo vedi come una faccia che potresti, cioè sì. non lo puoi collocare lì. Un signore normale, dici. Signore normale. Sì, sì. sì poi sì. Non sei pronto a vedere De Niro, cioè cammini e dici, ah, è un signore, non è che il tuo cervello dice, potrebbe essere sì. De Niro, non te lo suggerisce. No, ma lo scarta proprio a Sanremo, cioè ma De Niro, non so. Cioè, bello, dice, ma è De Niro, ma adesso il cervello, ma che cazzo stai dicendo? Sì. Figurati se è De Niro. E che canzone era con il Latte sui derivati lì a Sanremo? Gino Ska. Ah, mazza, non la ricordo. Cioè, a Sanremo, dico, mi ricordo Gino Ska. Sì, Gino. Bello. Quello e che... com'è andata? Uguale come Jolly Roberts, non c'è sì. Ok. Però studiando, non a Sanremo, qualche anno prima, negli anni Ottanta, non De Niro, però hai incontrato, hai conosciuto, hai guidato Chuck Berry. Sempre con Monica. Lui, Chuck Berry venne al Palazzo della Civiltà del Lavoro a fare un concerto, ma era l'86, 80, metà degli anni Ottanta. Non andammo a vedere. E abbiamo saputo che avrebbe alloggiato allo Sheraton, quindi la mattina dopo
assieme anche al chitarrista del mio gruppo, dei Jolly Rockers, siamo andati allo Sheraton, così, spacciandoci per dei giornalisti, ma era anche piuttosto un'ipotesi piuttosto poco veritiera, avendo 23 anni, però insomma, cioè, giornalisti, abbiamo chiesto così, alla reception mi hanno passato, hanno fatto il numero di telefono, passato, e io ho parlato col pianista di Chuck Berry, Johnny Johnson, ci ho parlato lui, io ho fatto I'm Claudio Gregori, we are the press, the press, e questo House Barrier, yes, ok, io mi sono aggrappato su questo hall, ha detto con l'H, hall, cioè vengono nella hall, avrebbe pure detto ci noi scendiamo, se becco nella hall ve meno, può essere una cosa, però abbiamo aspettato e a un certo punto appunto è sceso questo Johnny Johnson, era enorme, Chuck Berry pure altissimo e la figlia di Chuck Berry, e poi Chuck Berry appunto ci ha firmato le copie dei dischi che avevamo portato e poi ci ha detto delle cose, ma io e il chitarrista lo guardavamo così perché sentivamo la voce come Robert Beethoven, senti la stessa voce, Giorgio Gange, Janet B. Good, ed è stata Mori che ha detto, oh, ha detto se lo accompagniamo, ah sì, dove? E quindi ha chiesto di essere accompagnato al Colosseo, però lui, cioè noi con la macchina davanti, lei aveva una 126 all'epoca, e lui stava dietro con una Mercedes bianca che aveva noleggiato, e quindi lui ci seguiva, e ai semafori faceva questo giochetto che tamponava. Giravamo e lui... La terza volta Monica, se me li tampona io ando a fanculo. Io no, le pago io. Poi siamo arrivati al Colosseo, siamo scesi, lui ha fatto un filmino, ha ripreso anche noi, e poi siamo tornati indietro. Quando l'ho incontrato anni dopo, ho fatto... Hi, Chuck. Ti ricordi, abbiamo fatto un filmino insieme? Ma... Dove lui ha detto sì, però sì, mi ricordo. Detto, grande uomo di mondo. Le sera, ah, the Vatican, the Colosseum, remember the boys, yes. Vabbè, certo, Chuck Berry. Come sapeva vivere Chuck Berry, nessuno. Dove l'hai rincontrato? Lo... Al primo maggio in Rome. A Roma, sì. Ah. E poi al Summer Jamboree Senigallia. Grande frequentatore dell'Italia, comunque. Sì, ma lui è già degli anni 50 che aveva adottato la sua politica del essere pagato 50% alla firma del contratto e 50% prima di salire sul palco. E fedele a questa cosa, al primo maggio, perché l'avvocato che avevamo noi, che firmava i contratti, era anche quello tramite il primo maggio, probabilmente lui era sceso dal suo aereo privato, Chuck Berry, era venuto col pulmino e stava nel pulmino parcheggiato fuori della piazza lì, non scendeva, cioè non è sceso perché non ha visto arrivare il bonifico. Che grande. Che grande. Vedi, uomo d'affari serio. E così si fa, lui che cazzo frega dei lavoratori e delle lavoratrici italiani, mo, con tutto il bene. No, ma poi possiamo anche dire, cioè lui quante inculate ha preso, ma quante meno ne ha prese rispetto agli altri, insomma, dello suo stesso colore della pelle dall'epoca. Sì, con questa formula probabilmente sì. Si è parato. Ha detto bene il stesso quello della pelle, cioè, sì, questo si può dire. Sì. Formula perfetta. Si può. Ma invece, senti, con poi con l'altro sono derivati, il debutto che c'è stato, se non ricordo male, è stato al Bagaglino. Possibile? Il debutto TV. TV, sì. Con, è come è stata quell'esperienza? Non so se è stato quello o se è stata per una puntata di Domenica Inn con Toto Cutugno. E non so tra tutte le due cose cosa faccia più curriculum, però. Come sono state queste due esperienze? A questo punto vediamo entrambe. La cosa
la formazione di Latte e i suoi derivati è stata che il, la formazione nel senso la genesi, io insomma ci eravamo conosciuti con Lillo e c'era quello che poi è diventato il batterista della Tesi dei Derivati, Paolo De Orazio, era invece redattore, caporedattore di un'altra sezione del, di questa casa editrice Lacme dove lavoravamo. Lillo era un freelance, io invece ero impiegato come, come Paolo De Orazio, però l'editore ci disse mettetevi insieme e trovate, sviluppate l'idea per una rivista demenziale che si sarebbe dovuta chiamare Demenzaio, scritto Demenzio con la Y, non so se si legge Demenzaio, però noi avevamo preteso che si leggesse così. Quindi siamo messi a lavorare per quasi un anno nel 90 e nel 91 la casa editrice crolla perché insomma aveva fatto dei passi più lunghi della gamba. Noi ci siamo trovati tutti quanti sul marciapiede e poi alcuni hanno appunto fondato la squadra del fumetto. Paolo De Orazio, che già suonava la batteria in altre band da anni, io pure suonavo da tantissimi anni, lui disse ma perché non facciamo un gruppo insieme, perché io avevo scritto anche all'altre delle canzoni che facevo con le mie band, avevo scritto anche delle canzoni comiche e Lillo ne aveva scritte due pure, diceva coinvolgiamo anche Lillo, quindi coinvolgiamo un po' di gente sopravvissuta del mondo dei fumetti. Quindi abbiamo cominciato a fare delle prove, ma eravamo all'inizio una ventina, c'erano disegnatori, inchiostratori, coloristi, letteristi, cose, chi suonava il triangolo, chi le maracas, chi bongos, e provammo tre pezzi e poi ognuno portava rustici, pizzette, ciambelle d'anice, vino, birra, così, e praticamente di quattro ore che andavamo alle prove, cioè un'ora suonavamo, tre ore si stava lì e si bighellonava. Quindi dopo un po' si è scremata la compagine e siamo rimasti in quattro. Dopo, poi siamo rotti i coglioni e abbiamo detto ok basta, e quindi sembrava finito il progetto. Però io frequentavo parallelamente delle serate di poesie di poeti disgustisti al Nuvolari qui a Roma, e, dove tra l'altro c'era Nicola Dispoli, Stefano Frosi all'epoca si chiamava Nicola Dispoli, tutte poesie, quindi recitavamo poesie strane. E questo qui disse, io l'organizzatore, faccio anche questo concorso, si chiama Lieto Ritornello, Allegro Ritornello, al Classico di Roma. Perché non ti segni anche tu con la tua band? Dico, guarda, la mia band non c'è più. Vabbè, l'ho rimessa su. Lillo non voleva esibirsi, quindi all'epoca lui era chitarrista ritmico, io ero chitarrista solista e cantante, lui faceva solo i cori e chitarra ritmica, e si presentò senza chitarra, senza amplificatore, proprio per evitare di salire sul palco, ma noi lo facemmo salire a forza. E vincemmo il concorso, che non era niente, non c'era neanche un attestato scritto, non c'era. Era solo una. Avete vinto. Okay. Però c'era questo figuro, Renato Venturiero, uno di Verona, un signore proprio all'antica, un po' una sorta di Broadway Danny Rose, uno che andava in giro con l'agente della sua casa, della sua agenzia, Rosso di Sera, cioè i baffetti, gli occhietti. Ragazzi, sentite, io vi vorrei. Vorrei che veniste nel mio ufficio, mi siete piaciuti molto, firmiamo un contrattino, facciamo delle grandi cose. Ci sembrava un po' un film di Frank Capra, che noi siamo fatto la nostra prima esibizione, quindi ci affidammo a lui, che più che altro fu uno stimolo ad andare avanti, perché non è che concludesse molto, anche perché nella brochure che lui portava poi in giro c'eravamo noi, poi c'era una coppia di tenori gemelli, poi c'era uno che strozzava i palloncini, c'era uno che faceva le marionette con le dita, i burattini con le dita. Poi c'aveva uno sempre del colore della pelle di Chuck Berry, che sarà stato alto 2 metri, e una ragazza bionda che invece era molto, 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 molto meno alta della fatica a parlare così. Ma molto, 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 molto meno alta di quanto fosse alto quello con la pelle di Chuck Berry. E quindi c'erano questi personaggi un po' circensi. Però insomma ci diede lo stimolo ad andare avanti. E
questo per arrivare a dire che quando poi siamo andati al, cioè quando ci ha proposto queste prime ospitate, l'abbiamo presa insomma come, beh, chissà che succede. E quindi da vincitore, vabbè, perché altro c'era una realtà strana, era molto, diciamo, lui è uno che sa fare TV, ed era tutto quanto molto ben deciso, era uno spietato con quelli che portavano delle cose nuove. Io abbiamo assistito a dei provini che lui faceva con cose per vattene. Però anche perché era gente che era giusto che se ne andasse, e poi c'erano queste trasmissioni. E all'epoca, cioè, quando noi uscimmo, cioè facemmo tre puntate in quella trasmissione, si chiamava Saluti e Baci, dove esordì quella vedette sarda bionda corpulenta, Valeria Marini. No, questa volta non era politically correct, ci può stare. E faceva delle cose che sembravano, vabbè. Prima del programma c'era una sorta di quelle cose che fanno in TV, tipo, perché prima della pubblicità c'è una sorta di teaser per dopo la pubblicità va in onda il programma, e lei doveva, porta chiusa, doveva aprire la porta e poi fare tra 5 minuti andrà in onda Saluti e Baci, e vai tra 5 minuti apri la porta, tra 5 minuti andrà in onda, che è? Come si chiama? Saluti e Baci, non mi ricordo più, cioè ha fatto delle cose, non stavo lì, cioè, ma non è vero. Ecco, e con Lillo dicevamo, quando la vedevamo in puntata, questa la manderanno via, farà 2-3 puntate, poi e non, cioè, non ci abbiamo preso molto, insomma, come... No, certo. Però... certo. Vabbè, poi quindi vi siete esibiti là, siete rimasti 3 puntate, ma per volontà vostra oppure per, cioè, come è finita poi questa collaborazione? No, il contratto era per 3 puntate. Ah, 3 puntate, ok, sì, era giusto così. Sì, erano, sì, erano 3 brani. E vabbè, sei trovati quindi tutto sommato bene da al bagaglino, sì. Sì, sì, sì. E invece da chi era? Da Domenica Inn, l'altra che ha dato Cotugno. Quella di Domenica Inn non mi ricordo assolutamente nulla, mi ricordo che era a Napoli. Non ricordo neanche che brano facessimo. È rimosso. L'ho rimosso, no. La cosa. Sì, sì, è stato... Però mi ricordo che c'era... Siamo a noi un... C'era un ragazzo, anche se sembrava uno di 70 anni, che aveva 0 capelli ed era una forma fisica, cioè non in perfetta forma fisica, e aveva un maglione di lana a pelle. E al di là del fatto che parlasse un dialetto che non saprei assolutamente definire, e l'avevano invitato, lui faceva benissimo il verso del maiale, ma è questo. Cioè, non mi stupisco che poi l'abbia visto solo lì, però insomma. Però in quel frangente ha brillato, te lo ricordi? Sì, quello ti ricordi. Infatti, di tutta la... Più della performance vostra, pensa, la nostra prima apparizione di Lisia, però mi ricordo del... Ma ti ricordi lui che era una stella. Però questa cosa vi ha cambiato la vita professionale. Sì, perché io ho pensato di inserire mediazione del maiale nei miei spettacoli e ho pensato che, cioè, non lo potrò mai fare bene come lui. No, certo. Non so se è il maglione di lana a pelle che fa e molto. Ti dà quel suono, infatti. Suino è dato dal maglione di lana. E vai, Stese. No, poi a parte, cioè, non è dopo che avete fatto la televisione, un programma così visto, va migliorato la cosa oppure era un...
passaggio. No, quello è assolutamente ininfluente nel nostro... Ma neanche il bagaglino? No, cioè, neanche il bagaglino. Ma probabilmente il target era diverso. Sì, non era assolutamente. A parte che comunque proprio come latte e suoi derivati era una formula troppo estraniante per scomporla e mettere solo un brano, perché latte e suoi derivati funziona anche se tu non avessi mai visto lo spettacolo, vai a un concerto di latte e suoi derivati e comincia a immergerti canzone dopo canzone in quello che è quel mondo, quindi capisci. Se senti Strapoli una canzone sola, se senti Gino Scadda sola, si puoi capirla un po', però non è che puoi apprezzarne tutte le sfumature. Ci saranno, non so. Sì. Penso di sì. Prego, prego. Io ho altre domande sulla televisione, perché tu sei uno degli elementi fondatori delle Iene, cioè comunque alle Iene all'inizio. Televisivo, però, sì, le Iene televisivo, cioè, non il film. Non eri uno dei Reservoir Dogs, purtroppo, però altrettanto importante programma televisivo italiano. E com'era fare le Iene all'inizio? Come ci sei finito? O come ci sei entrato? Cioè, non so neanche la domanda corretta qual è, però com'erano le Iene i primissimi anni? Ci sei stato i primi 6 anni. Allora, noi avevamo fatto, poi non so per quale ragione, eravamo molto gettonati nei programmi televisivi di calcio, quindi Gala Gol, poi dopo più avanti quelli che il calcio. Noi avevamo fatto Gala Gol, però insomma, noi esordimmo nel 92 come latte e suoi derivati, nel 95 abbiamo fatto la nostra prima commedia al Teatro Vittoria, qualche cosa su radio private e anche Radio Rai, abbiamo fatto... delle piccole puntate qua e là, e veniva a trovare spesso questo autore, Claudio Canepari, un autore televisivo, e un giorno mi chiamò e mi disse: guarda, assieme a un altro autore milanese abbiamo preso i diritti di una trasmissione argentina che si chiama Caiga Quien Caiga, che è molto forte, è stata riproposta in Spagna, ha fatto molto successo, quindi, e secondo me voi due andreste bene. Poi c'era anche il fatto che io comunque andavo in giro molto spesso, andavo in giro, ovviamente gli occhiali da sole, uso i Ray-Ban o Uwe Farer o questi qui Clubmaster, quindi quelli da sole sono uguali, che sono quelli che usano l'FBI, alla CIA, i Blues Brothers, i bluesmen americani, e quindi sono anche quelli che usavano lì nelle Iene, in Caiga che in Caiga. Già visto così, poi andavo in giro con una valigetta 24 ore, dicevo, voi sareste adatti. Quindi facemmo queste prime puntate che andavano, mi sembra, in onda una fascia preserale il primo anno, ma il primo anno andò malissimo, però l'allora direttore di Italia 1 era così appassionato del programma che insistette nell'anno successivo, mettendoci la sera, e il programma andò bene, cominciò insomma a avere successo, quindi... E vi piaceva farlo? Cioè, pensate, bello, cioè dai, stiamo a fare una cosa... Ma all'inizio era molto divertente, anche molto trasgressivo. Il primo anno stavamo lì addirittura con la band, con l'altro sui derivati, poi dopo abbiamo visto che insomma la musica non funzionava lì, e quindi siamo rimasti solamente con Lillo a fare i servizi. Noi avevamo la possibilità di fare i servizi nostri, che poi erano dissimili dagli altri, i nostri erano molto più appunto surreali, però gli altri servizi tipo Lucci, Marco Berri facevano dei servizi veramente tosti, però insomma anche i nostri, insomma, diciamo, avevano anche nel loro gusto surreale, però insomma trattavano sempre di argomenti, dell'argomento del giorno che insomma che si doveva trattare. Ci trovavamo bene, poi sono stati tutto un po' di, cominciarono a affiorare le cose, nel senso, noi ci sarebbe piaciuto avere la nostra firma alla fine, quando c'erano gli autori, la nostra firma, perché
i servizi nostri erano scritti da noi, ma non tanto per avere dei soldi della SIAE, ma insomma per avere un po' no, invece dovevano essere accorpati agli altri. Poi appunto il primo anno ci davano, insomma, una, mi sembra che erano tipo 110 euro a servizio, il secondo anno siamo arrivati a 220 che abbiamo raddoppiato, così. A soldi lesinavano molto questo qui. Poi c'è il problema che l'autore, quello milanese, Davide Parenti, non apprezzava il nostro tipo di umorismo, quindi non lo cercava di non mandarci in onda. La produzione si opponeva dicendo noi però l'abbiamo pagati già, quindi dobbiamo andare in onda. Poi i nostri servizi andavano in onda, facevano il picco di ascolti e questo autore milanese rosicava per il fatto che quindi la volta successiva non voleva farci... Quindi un po' di dissapori, poi c'erano anche troppe ingerenze sul tipo di servizi che avremmo dovuto fare per catturare di più, perché poi infatti è diventato così le Iene, cioè non più un servizio sociale ma una cosa che potesse fare scalpore, quindi ci sono stati sempre più servizi su, che ne so, sul porno, comunque con scene di nudo, con cose particolari proprio perché... per risvegliare un presunto interesse del pubblico. E quindi dopo sei anni io ho preferito, ho detto a Lillo, preferisco smettere di farlo, ma anche perché poi era molto etichettante, cioè noi in quel periodo qualunque cosa ci proponessero al di là di questo programma era sempre un programma dove noi in coppia con gli occhiali neri, giacca e cravatta andassimo in giro a intervistare le persone. Nei teatri non ci volevano perché avevano paura che noi disturbassimo il pubblico con delle incursioni, cosa che poi non abbiamo neanche mai fatto nei servizi. Quindi era il momento giusto per tagliare la corda. Ma tipo a voi hanno chiesto proprio di fare dei servizi, cioè detto fate questa cosa qua, cioè hanno messo bocca, diciamo, sulle vostre cose. Sì, hanno cominciato a dire di fare dei servizi con sedili di fuori, con peti, rutti, cose che sembrava un po' una cosa un po' dal cinema anni Ottanta. Ma senti, visto che quindi voi bazzicavate Mediaset in quei tempi, quindi andavate a Milano. Ma ti è mai capitato di incontrare Berlusconi? O tipo De Niro, non me ne so accorto. Perché mi sa che è ancora meno alto di De Niro. Forse sì. Però se il cervello italiano è sempre programmato per vedere Berlusconi, secondo me, per incontrare Berlusconi, siamo stati proprio anche adesso forgiati, anche adesso. Sì. Sai che non mi ricordo se vedi il Cavaliere ti rimane. Allora, ho incontrato Sgarbi, l'onorevole Piotta. Il rapper. Piotta? Paolo Cento. Paolo, ok, Paolo Cento, onorevole Piotta. Ah, non lo chiamavano Piotta? Sì, allora, oddio. Okay. Salutiamo l'onorevole Piotta, tutti, entrambi gli onorevoli. Poi c'era un altro, che Piotta era di sinistra. Cento. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. E poi c'era Paolo uno di Cento. Destra. Che non di politica non è che me ne intenda molto. C'era un altro di... Gasparri ci suggeriscono... Gasparri. Ma perché lo sai? Ah, ok. Ah, sì. Ok. Gasparri, questi qui ho incontrato. Poi, no, in effetti anche altri di cui non so assolutamente il cognome, perché quando andavamo a Montecitorio, perché poi stavamo a Montecitorio, perché a Montecitorio veramente vai la mattina, tipo alle 7 stai lì, fino alle 19 di sera, perché quelli escono quando vogliono, entrano. Quindi sta lì, a un certo punto il regista fa ecco l'onorevole Sandras, va lì, senta così, e poi senta, e il regista cazzo fate quello e registravamo chiunque non conoscendone nessuno. E nel frattempo ogni tanto incontravamo invece Staffelli, quello di Striscia Notizia, che ci voleva dare i suoi suggerimenti. Allora,
Voi quando arriva, voi intervistare uno, arriva il servizio d'ordine e vi prende, cerca di acchiapparvi le palle, voi mettete prima l'avambraccio così, poi le cose, poi dovete, Staffè, noi se, vediamo da laggiù che sta arrivando, noi già siamo in redazione, non è la cosa che ci competa questa. Lui mi insegnava il Krav Maga per difendersi al servizio, guarda, noi ci arrendiamo. Vai, scusa. E poi una volta arrivo alla lamentela, dunque il, no, perché poi sembra una battuta. Come era fatta questa persona? No, era un sindaco di Roma, marito della Palombelli. Ah, Rutelli. Rutelli, ecco. Lo so, è per non... Dovevamo intervistarlo, siamo andati lì di notte, perché non so che dovevano fare, dovevano uscire da una cosa. E questo stava a una cena, noi stavamo in freddoliti, era inverno, in febbraio, stavamo... Quindi siamo messi in macchina e siamo addormentati. Presto! E il giorno dopo arriva la redazione, ma chi avete mandato ieri? Si sono lamentati del fatto che non avessimo biascicato delle domande e non fossimo stati nel tono che si supponeva che dovessimo tenere. Invece con Gasparri com'è andata? Ma Gasparri me lo ricordo che faceva un sacco di battute. Ah sì, è simpatico. Sì. Che ti ricordi qualche battuta, no? Qualcosa, no? No, questo no. Certo, no, certo. No, non memorabili, ecco. Magari erano cose particolarmente simpatiche. E invece Sgarbi? Sgarbi mi ha dato l'idea di uno vittima del proprio personaggio. C'è uno che è costretto, quando poi è in pubblico, a fare quelle cose. Però invece era tutto un po' sommesso. Vabbè, quindi è una bella persona. Una bella persona, sì. Ma senti, invece con Lillo, no? Io mi hanno detto che sei uso fare degli scherzi a Lillo. Ce ne puoi dire qualcuno di invece di memorabile che gli hai fatto? Ce ne sono tanti comunque che sono. Vabbè, uno. Proprio al periodo delle Iene, che prendevamo, noi prendevamo l'aereo, quando andavamo in trasmissione, che era il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo adesso, noi partivamo la mattina con l'aereo, andavamo lì, registravamo poi il pomeriggio e la sera tornavamo con l'aereo, quindi ogni settimana c'era questa sfora, quindi prendevamo spesso l'aereo. E io... I primi tempi lo facevo con le riviste porno, poi ho capito che insomma era una spesa anche un po' che potevo evitare. Comprare una rivista porno, tanto Lillo si addormenta durante i viaggi. Lui si addormentava. Io avevo il tavolinetto e gli mettevo la rivista porno così. Poi ho capito che per risparmiare, e sarebbe venuto anche meglio, facevo un disegno osceno io. Glielo mettevo lì, gli mettevo la penna in mano, come se avesse fatto il disegno, si fosse sfogato. E una volta un hostess ebbe una bella reazione, anche lui. Lillo che prendi, no? Lillo che prendi, una cosa. Ah! No, ma questo. E un'altra volta invece steward ci chiese un autografo e poi io, vabbè, sono andato al bagno e l'ho incrociato lui e ho visto che stava parlando con una hostess e c'era scritto qui il nome, metti Roberta. Io sono al tavolo e ci ha chiesto un autografo anche Roberta, la hostess, lì facciamo... C'è una cosa, io metto la firma prima, non l'ho messa. Ecco, e poi sono dall'hostess e lo manda il mio amico. L'hostess è arrivata, ma perché? Cosa? Perché mi ha fatto il disegno? No, perché
non lo voleva. No, vabbè, no, il mio amico va sempre così, cioè, perché poi è bello perché non si tira fuori dall'impaccio lui. Ma anche un'altra cosa che gli facevo quando andavamo in qualche posto di un bar che io conoscevo e lui no, così, due caffè per favore. Poi diceva Lillo, senti questo profumo, se ti piace così, lui faceva così, ma penso di sì, dice se l'ha riconosciuto perché dice non l'ha... Ma sì, ti ha riconosciuto senz'altro, no, perché non gli ha detto niente. No, certo che ti ho conosciuto, certo che ti ho riconosciuto. Beh, insomma, ci sono tanti di quelli che faccio lì. Diceli tutti. Se ce ne hai altri, diceli. Beh, questo del profumo l'ho usato anche per una volta che io appunto... Mi sa che eravamo io e te, c'era una tua amica e c'era Lillo. Davanti al cinema Giulio Cesare siamo arrivati... E io gli dico, senti, così, lei no, non mi sembra il tipo, però vediamo come va la serata. Lei che cosa? Cosa ti ha detto? No, niente, cosa volevi sapere? Però lui ogni volta annusa. Questa ma infatti, ci casca sempre. Ma infatti è un po', se la va a cercare. Ma invece quando Lillo ha fatto LOL, poi ti hanno, che la prima edizione è andata molto bene, ti hanno detto oh, vuoi fare LOL la seconda edizione? È successo, e avresti fatto LOL, faresti LOL? Ma mi era arrivata una supposta una mail volontà. No, ma non è il tipo di programma mio. Cioè non ma al di là del fatto, cioè, appunto, può succedere, no? Adesso stiamo facendo una chiacchierata, escono delle battute, però ci sono anche delle volte che, insomma, in cui non capita, oppure non è richiesto. È la stessa cosa che succede da Costanzo. Cioè, tu vai da, poi questo infatti, poi mi è servito perché ho scritto degli sketch. Tu vai da Costanzo, sei lì seduto, è una cosa. E quello dice no, che c'è mio figlio è drogato, ho perso casa, così allora una bella battuta sui drogati, cioè. e quindi la stessa cosa, cioè, perché non è, tu non, cioè, se inviti un cantante, c'è Gianni Morandi qui, non è che gli fai la domanda e ti aspetti che lui fa perché io? Cioè, non risponde cantando, quindi cioè, non è detto che uno che fa l'umorista debba per forza dire le battute. E LOL mi sembra una cosa un po' forzata sul fatto che devi per forza fare delle battute, cioè, ma non è, cioè un po', soprattutto le nuove edizioni che già i comici sanno com'è, sembra un po' quella cosa che adesso eseguo il mio pezzo per LOL. Eh sì, cioè, più di quanto sia un cazzeggio, che la cosa è bella quando cosa è costruita, cioè è un po' una deriva che ha preso da molti anni la TV, per cui, cioè, non lo so, io da spettatore spero sempre di vedere uno spettacolo ben concepito, ben studiato, fatto, cioè vado a vedere un comico, voglio che faccia un bello spettacolo suo, e voglio lui, non voglio neanche che abbia, che prenda, che so, come fanno tanti, che alcuni che prendono anche cominciano a parlare col pubblico, a mettere in mezzo qualcuno del pubblico, cioè io voglio vedere te che stai sul palco. Quindi invece adesso, appunto, adesso da molti anni a questa parte va di moda che, cioè, prendono un cuoco e lo fanno ballare, prendono un ballerino, lo fanno cantare, prendono, cioè io voglio vedere un professionista che fa il lavoro suo, no? Come appunto se vai, è come andare dal macellaio, oggi no, la carne gliela tagli al tabaccaio qui vicino. Ma senti, ci hanno detto un'altra cosa che non so se puoi fare. Mi hanno detto che sai suonare coi denti. Ah, cazzo, sta cosa. Ci possiamo assistere a questa cosa. Già così ti dico, sono soddisfatto. Già che ti sei dovuto togliere gli anelli per me, siamo. Okay.
poi avanti. Incredibile. Bellissimo. Allora, questo forse è il momento più alto del 2023, l'abbiamo raggiunto il 19 dicembre, sono felicissimo. Bellissimo. Come impari di avere, che hai questa skill? Cioè, ma un po' mi ricordo questo fatto che comunque facessi, prima davo la schicchera e mi faceva anche molto male all'unghia, facevo così, poi sentivo che suonava, ho provato anche quello e poi ho visto che suona. Perché all'epoca c'era questo pezzo Popcorn, negli anni 70. Sì. Stupendo, sono felicissimo di aver assistito a questo. So fare anche la lingua a trifoglio, ma so cose che non mi hanno mai portato. Però ti dico, la lingua a trifoglio è notevole, ma questo è questo è arte. Perché comunque è una cosa... Più o meno qualcosa... No, no, è una roba, cioè, a me è... Dura anche un po' di più, cioè, lingua no, trifoglio. È sicuramente... Aspetta, qual è la lingua a trifoglio? Ah, vedi. Finito già. No, cioè, infatti la lingua a trifoglio è più una cosa che o c'hai o non c'hai, questo invece è un lavoro. Cioè, o fai, poi, fai le orecchie a calendula, cioè se fai tutta una cosa insieme... la magari... Certo. Fai il naso al carciofo a novembre e poi dici ah guarda. Un Arcimboldi, fai un bellissimo Arcimboldi. Invece questa è un lavoro vero. Stefano, ti ricordi che perché devo andare in bagno, però c'è una domanda che riguarda te e lui. E si parla di animali, vai. Ah, ma vedi, bravo. Ma che è che un manco mi ricordo un refill di... Ma certo, lo vado su. Ma certo. E mo ma nasce così questa. Vai, guarda tu. Lavati le mani dopo che no, questo... No, sì, volevo parlare di questa cosa. Tu c'hai dei gatti. Io ho due gatti. Come va con questi gatti? Va bene che... Cioè, ho due gatti. Ho un gatto e poi c'è un'amica del gatto che sta con, perché vive, cioè lei sta con lui, insomma, nel senso si frequenta, eh? Sono fidanzati, no? Sì, penso di sì. Cioè cioè, non si occupa lei molto del menage familiare. Ci pensi tu? Sì, no, sì. Nel senso, lui si fa parte della famiglia. Lei è una coinquilina, lei, semplicemente. Ah, ma cioè, dove vive con voi, però? Sì, cioè, vive con... Sì, sì, in realtà sono tutti... Entrambi. Teoricamente dovrebbero essere... Cioè, come ho adottato lui, ho adottato anche lei, solo che lei si fa i cazzi suoi. Non so, non so. Ah. Ma è come, cioè, c'è un rapporto del tipo che ci fa, cioè ci giochi, come funziona? Perché io ho dei gatti, che però pure loro si fanno i fatti, no, lei, loro. Lei ogni tanto ha delle cose tipo... viene e... come per, ma secondo me è perché vede che lo fa lui, dice... Se vede che si fa così, viene vicino a te, fai così, poi dopo scappa via. Vabbè, poi ritorna. Cioè, dopo 3-4 volte, ok, basta. No, lui è. Willy è tutto il. Cioè, il suo ideale di giornata è stare in braccio 24 ore, questa è la cosa. No, perché dico, i miei non hanno questa confidenza con me. Cioè, mi si avvicinano, però poi se ne vanno e quindi pensavo Willy è fantastico perché viene, cioè quando io torno a casa lui viene incontro perché parla tanto, cioè, io sempre in realtà volevo, perché mi ricordo questo gatto che aveva un mio amico di San Gemini, Tamu, che era ciarliero, e dico mi piacerebbe avere un gatto ciarliero, però non immaginavo così tanto, cioè gli secca mai la lingua, lo devo seguire in mezzo all'appartamento, lui si sdraia e lo devo accarezzare per dimostrargli la gioia che ho nell'essere tornato a casa e che lui ci sia, certo. Bello Will. E poi appunto
gira così, viene, deve stare in braccio, che poi quando io, nei film vedi tutti quelli, che ne so, gli scrittori o i cattivi che hanno il gatto e sono tutti è scomodissimo avere un gatto, certo, sulle gambe. Quando stai al computer o comunque leggi, sì, che comunque le gambe non stanno mai parallele al terreno, stanno sempre un po' in pendenza, poi le devi tenere unite, quindi dopo un po' stai fresco. Invece lui, quello deve stare sulla spalla, sulle cose. Però vedi, c'è un bel rapporto, no, amichevole, no? Sì, esatto. Perché invece a me, per esempio, non vengono addosso a me, vengono sulla tastiera. E si mettono là, quindi è ancora più complicato stare al computer, sì, quello in quella, sì, circostanza. E poi c'è il mio che non sa miagolare. Non sa miagolare? Non sa miagolare. Fa così, fa questo tipo di miagolia, non ha imparato, si vede, a miagolare. Ma quale? Quello nuovo. Quello nuovo? Sì, sì. Non sa, ma perché non è stato svezzato? Non lo so, cioè è come se sa fosse... però parlare. Ah, no, parla benissimo italiano. Lui... però... Allora, io l'ho preso a... me ne sono innamorato, che stavamo vicino Roverito, insomma da quelle parti lì, vicino Trento, aveva 5 mesi, l'ho portato a casa e lui fa un verso che secondo me, geneticamente credo che abbia sentito dei suoni, perché lui fa... Mamma, che è, secondo me è trentino come... Potrebbe essere, no? Mio, che sa che... Io credo molto negli animali parlanti, cioè quando Instagram me li propone io ci sto. Adesso gira un husky che dice ma che vuoi? Tanta roba. Cioè la parola gli dice ma che vuoi? E quello fa ma che vuoi? E io dico... sta dicendo ma che vuoi, io ci credo, quindi per me il gatto che parla trentino vero al 100%. Però io ho scoperto che secondo me siamo a 1000 anni dai gatti che dicono 4 parole, cioè ci siamo quasi, l'evoluzione è proprio, ci siamo. No, ho scoperto che comunicano effettivamente i gatti, cioè per dire, io questo non parla, però tipo la notte mi sveglia facendo un rumore tipo così sull'armadio, fa tutta la notte, e se non mi sveglio piscia per terra, quindi comunque c'è questa cosa che mi sta dicendo qualcosa non va, e quindi alla fine... E cos'è che non va quando piscia per terra? Forse non gli ho cambiato la sabbia, queste cose così, o chi lo sa, magari, certo, c'ha altri problemi suoi. Sì, comunque hanno... modo un po' eccessivo per esporre le proprie rimostranze. Sì, non è proprio educato. Cioè, però per esempio, ho visto recentemente su una di queste piattaforme un servizio sui gatti, sull'intelligenza dei gatti, e c'era lui vicino e gli facevo, ma quelli perché sì e tu no? Cioè, queste le cose. Lui è... questo credo lo facciano tutti i gatti, lui, tu gli dai dei croccantini, dopo un po' lui ne vuole di nuovi perché quelli non... Secondo lui quelli hanno sofferto dell'umidità o di qualche cosa. A te basta che gli inverti le ciotole, ecco qui, e lui... Quindi dici sta intelligenza. O forse è un loro modo per dire no, mo devi fare qualcosa per me. Cioè sei stato lì al computer o il cam, adesso devi fare una cosa per me. Allora lui ha fatto una cosa. Secondo me, io i gatti non ho mai avuto veramente dei gatti, però li interpreto molto così, cioè molto che li devi un po' viziare, li devi... Io ho avuto solo cani, il cane invece è tutta un'altra cosa, invece il gatto me lo immagino un po' così, questa creatura che vuole che fai qualcosa per lui o per lei. No, ma guarda, normalmente il fatto che il gatto è, appunto, è davvero un tuo coinquilino, perché cioè tu l'hai preso in casa, non è detto che tutti i gatti accettino di stare in casa. Infatti noi un primo gatto che abbiamo provato a tenere in casa non andava bene, l'abbiamo mandato via, l'abbiamo restituito. Guarda, cerchiamo altri coinquilini, tra 3 mesi ti scade l'affitto, poi dovrai cercarti. E però quando accetta, cioè, è il tuo inquilino, in effetti, cioè, è un tuo coinquilino. Però sei tu che c'hai le chiavi della dispensa, e lui fa, oh, cioè, perché te lo mangia quando dici tu? Cioè, lui vorrebbe... Il cane invece, c'è il fatto che comunque proprio di indole elegge un capobranco, quindi tu sei il suo capobranco, quindi sei tu il suo faro illuminante, farà di tutto per te.
Sì, quello non è male. Il problema del cane poi col cibo è opposto, che soprattutto quando cresce, se mangia qualsiasi cosa e poi sta male, tu gli devi spiegare, se ti ingoi un altro calzettone poi ti devono aprire la pancia. E lui dice, però sembra così buono. E tu devi impedirgli di mangiare i tuoi calzettoni o dei fazzoletti per strada o le cacche degli altri cani. Dici, beh, come ci siete arrivati al terzo millennio? Così? Sì. Inspiegabile. Stefano, sì, c'è un'altra domanda. Spero di non essere indelicato. Tu hai un la Tourette, penso sia, non so se, però non ne hai mai parlato. Ma non mi hai chiesto. È quello il motivo, semplicemente. Ah, e allora. Ma non lo so, da bambino mi ricordo che mi portarono dal psichiatra infantile, poi cose che diceva che non mi avrebbero dovuto portare al mare ma in montagna. E cose, cose. Poi crescendo, sempre altre insomma, controlli di psichiatri, psicanalisti, uscì fuori che soffrivo di iperestesia. Poi altri successivi invece di iperestesia, l'altra invece era sindrome ossessiva fobica. Mi è servito, cioè ne ho approfittato così non ho fatto il militare. Ah beh. Perché comunque mi sono anche divertito perché ho chiesto la visita superiore e al di là del fatto di questi comunque 3 mesi al Celio, dalla mattina alla sera, però poi alla fase finale mi ricordo questo medico soldato psichiatra, come si chiama, insomma il dottore psichiatra medico, il dottore psichiatra soldato, cioè, vabbè, questo, cioè la divisa e il camice, insomma. Dottor soldato. Che scriveva delle cose, che mi faceva delle domande a cui davo delle risposte, a me sembravano anche piuttosto, che infatti un po' mi è venuto anche un po' il sospetto, ma la forse so proprio, perché faceva domande tipo, ma cosa è tipo tra un albero di pino e un albero d'avete, lei cosa preferisce? Pino. Vabbè. E poi si verificò questo fatto, perché io comunque un po' come il mercoledì da Leoni, quello che si pettina con la lisca di pesce per mettere, vabbè, per appunto per simulare la pazzia, e io stavo completamente, quando mi guardava così, poi quando si metteva a scrivere io facevo tutte e vedevo lui con gli occhi, poi si alzava io tipo Charlot. Poi mi fece lei, quella venne proprio spontanea, lei fuma, sì, io avevo il Lucky Strike, sì, e all'epoca si usava prendere la prima sigaretta e rovesciarla e fumarla per ultima esprimendo un desiderio, ma è una cosa che facevano tutti. E dico, io sì, ecco, pensavo che la voleva, vuole? No, è solo per sapere, perché è rovesciata quella? E dico, perché questa è la prima che si... Si che poi volge, si va per ultima e si prende serio. Ah. E poi alla fine mi fa questo, ok, lei può andare, ma che cosa? Lei all'articolo 118, cosa è temporanea? E dico, che significa temporanea? Che tra 12 mesi scade, insomma. E dico, quindi da 12 mesi, no, questo è solamente per il suo lavoro futuro, ma no, per il militare non va bene. Grazie. Grazie, vado. Me ne sono uscito, ovviamente. E quindi mi è servita. E poi non lo so, le altre cose di psichiatri e psicanalisti, è uscito fuori questo qui, ha detto, però avrei dovuto fare tutta una serie di ricerche per stabilire se fosse Tourette.
poi forse l'avrei dovuto fare con lui, questo è uno del tipo junghiano, non lo so, c'era questo suo studio tutto marrone scuro, io praticamente andavo lì, bene, mi dica, e io questo bla bla ta, 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 ta. Bene, è passata l'ora, adesso ci vediamo, così vado dalla mia segretaria, andavo lì 100.000 lire e andavo a casa dove, cioè, dopo un po' di mesi mi sembrava un po' un'attività molto redditizia per lui, per me, no? Quindi, però appunto non ho mai sviluppato bene se sia Tourette o no, però diciamo quando fai spettacoli o insomma reciti non esce, cioè, ma controlli. Perché in realtà sono meccanismi controllabili, solo che ti creano, perché praticamente è un continuo una continua sfida con te stesso e continui rilanci per far andare bene le cose, quindi è come se tu ti autocostringa a fare a pagare un pegno per far andare bene una cosa, quindi sono dei riti scaramantici, esorcizzanti, apotropaici, e quindi vai avanti a fare quello lì, poi appunto delle varie cose, che ne so, che vedi un pannello, quel pannello lì che ci sono, cioè quattro cose, allora ti riunisci tutte quante sopra, sotto, in quanti modi puoi scomporla, leggi una scritta di un'insegna, devi anagrammare, leggere al contrario, queste cose fai continuamente, però appunto si controlla, e quindi quando c'è, per questo non ti hai mai creato problemi, diciamo, a livello lavorativo oppure no? Ma meno male, parte al militare, insomma. Ma parte. Sì. Invece ho un'altra domanda. Vai. C'è una. Io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione delle droghe leggere, domanda che ho smesso di fare perché tutti mi danno sempre la stessa risposta. Quindi la domanda che faccio è: che rapporto hai, se ce l'hai, con le canne? Dunque, io ho provato a fumare le canne attorno ai 30 anni, grosso modo, sì, ma forse anche un po' più in là, no 30 anni, cosa 30 anni, ma perché più che altro vedevo che quelli che le fumavano, faccio una canna, vado a letto, così, tutto così, questa idea di andare a letto tutto così mi intrigava, e poi magari pensavo anche cose tipo, magari sotto quell'effetto componi in un modo un po' più, no? O crei delle cose, e quindi tramite un amico che aveva questa possibilità di avere le sostanze adatte, insomma, me l'ero procurata e mi facevo queste sigarette a casa, però probabilmente ne usavo veramente poca, e quindi fumavo, non faceva nessun effetto. Quando fumavo quelle degli altri, quando ho provato a fumare quelle che erano belle pesanti, cioè mentre quelle del sassofonista nostro, mi venivano attacchi di panico, cioè stavo in fibrillazione, vedevo che poi, mentre insomma, l'alcol so bene come funziona, quindi cioè, comunque ubriachi, vomiti, le cose, senti che sei sbarellato, mal di testa, mal di stomaco, se vai a letto ti metti così, a un certo punto sprofondi nel letto in questo turbine, così fai 3-4 volte per addormenti. Invece quella era una sensazione completamente nuova, cioè l'idea anche di se non finisce più questa cosa, quindi, e dopo 4-5 volte questo ho smesso, cioè ma chi me lo fa, bevo e sto così per me, cioè, non vado a letto tutto così, però e quindi non sei mai arrivato neanche a un eventuale momento in cui dopo aver fumato scrivi, componi, fai? No, ho visto che funziona anche senza. Sì, è vero. Claro. Mentre invece la coca l'ho provata una volta sola. Ah, e com'è andato? Quello è il contrabbassista che avevamo, che per forza di cosa voleva assolutamente che. Era il suo compleanno, suonavamo all'ACAB a testaccio. Ah, bello, dai, vamo, dai, comprano mio, devi fare una cosa, dai, per comprano mio. Dico, vedi, faccio il regalo a comprano tuo, perché ho preparato questa cosa su appunto un LP, questa cosa, questa striscia così, vai così, forza. Adesso mette le cose.
Com'è? Che la sensazione orribile. Senti Carico, ma io sentivo Carico già. Vabbè, facciamo il concerto dove canto malissimo, che sento la gola che col naso. Facciamo il concerto. Allora senti, dico vabbè, abbiamo finito il concerto, uno si sente carico, cioè, comunque è appena suonato. Però non c'è sonno, ma non ci sono neanche le altre. Cioè, non mi è sembrata un'esperienza da ripetere. Sì, no, cocaina è un grande bluff, sono d'accordo. E gli acidi mi hanno sempre messo paura. Non li hai mai provati? Ci sta. L'acido, che non una droga, ma comunque una sostanza impegnativa. Ci sta a non provarla. È giusto, io pure non li ho sempre sfiorati senza mai. Certo. L'idea di provare assieme a uno sciamano la ayahuasca, quella o ancora di più il DMT, che è proprio l'estratto, quello che si estrae dalla ayahuasca, che per 10 minuti chiudi gli occhi, vai, vedi tutte le dimensioni, ti parlano degli esseri, ti parla il gatto 100%, ma il gatto manco lo vedi, cioè se ti fai bene di ayahuasca vedi proprio, vedi tutto, quello non deve essere male. Però no, in Italia non saprei neanche dove, da chi andare a bussare. Se so di qualcuno, di qualche sciamano serio di ayahuasca, te lo do. Va con bene. Discrezione, senza cose. Io invece pensavo che, essendo l'acronimo di altri suoi derivati LSD, qualcosa era passato, invece no. Ma no, perché ce ne siamo accorti dopo. Ah. E l'altro suo derivati viene dal fatto che sotto casa mia parcheggiavano due furgoncini, uno nella casa del tramezzino, che sotto avevamo la pompa di benzina, e quindi venivano spesso a rifornirsi lì, cioè questo qui e l'altro era trasporto latte e i derivati. E siccome latte e i suoi derivati mi ricordava appunto i gruppi degli anni 50, sia quelli americani, Buddy Holly and the Crickets, Bill Haley and the Comets, sia quelli italiani, Fred Buscaglione e i suoi Asternovas, Pino Di Capri e i suoi Rockers, quindi latte e i suoi derivati. E poi dopo, una volta scrivendolo così, è venuto fuori LSD, quindi... solo un caso. No. Ma almeno voglio dire un'altra cosa, invece, ma a livello di fumetti, che ti leggi o che ti sei letto? Letto un po' la mia passione principale sono i Peanuts, cioè Charlie Brown, Linus, Lewis, insomma tutte quelle strisce, comunque sempre tante, BC, Wizard, Ovid, vabbè tutte le varie strisce, insomma, High Eloise, Blonde Dagoberto, Mom. E di fumetti sono stato un grande divoratore di Criminal, leggevo anche abbastanza spesso Alan Ford, leggevo i vari Tarzan, quelli di Ross Manning, Barney Hogarth, Al Foster, più avanti Joe Kubert, leggevo i supereroi, che all'epoca erano editoriale Corno, quindi l'Uomo Ragno come era all'epoca, Spider-Man, Fantastici 4, Devil, Thor, e leggevo dei fumetti belga, Rick Roland, i Puffi, la Combriccola, ovviamente gli storici della Disney, cioè i Topolini di Iwerks, Floyd Gottfredson, Paperone di Carl Barks, Paperino, così. Poi andando avanti, diciamo, adesso è difficile che legga fumetti, ma ogni tanto mi capita di leggere appunto Zero Calcare o Leo Ortolani, che mi piacciono molto, però non sono molto appassionato della fumetteria, adesso è troppo più legata al cinema che al fumetto. E mentre invece serie TV, cioè vedi cose oppure solo cinema e basta?
No, ne vedo di serie, ma è difficile che riesca a finirla, anche se, a finire una serie, perché dopo un po' mi annoio, cioè il fatto della ripetizione, cioè io voglio andare un po'... Per esempio, due serie che mi sono piaciute tante, forse tra le mie preferite proprio, che sono Breaking Bad e Sopranos, non l'ho viste tutte, ho visto metà, perché dopo un po', vabbè, ok, ho visto quello che dovevo vedere. Anche Better Call Saul, che mi piace pure tanto, sono riuscito a finire adesso una seconda stagione, ma riesco a vedere quelle brevi, tipo il metodo Kominsky, che mi piace tantissimo, cioè quelle che sono un po', cioè quelle, a parte appunto alcune proprio non hanno, cioè devono avere, perché una scrittura verticale che deve essere bella sostanziosa, cioè ogni puntata dico vabbè, sono contento, adesso per un mese magari non la guardo. Invece quella cosa che tutte le sere sta lì sempre con gli stessi personaggi, anche Sherlock mi è piaciuta molto, perché comunque erano autoconclusive e poi c'era un... Però breve anche quella. Sì, quello. Sì, sì. Non mi intrigano queste tipo... queste fantasy, queste... Mi ricordo, mi è piaciuto anche molto... Sono piaciute due serie di queste cosiddette legal, che sono Suits e Good Wife, che le guardo un po' come appunto quando ne so, che quando si dice, no, che quando non si legge guardi le figure, perché piaceva molto tutto l'assetto di quello, ma non capivo mai quello che si parlavano del quinto, beh, bisogna appellarsi al quinto emendamento, ah, beh, sì, penso di sì. Sì, con Nicoletta mia moglie, sì, bella, fanno bene, sì. I Ruggers sono i Rockstar, sono, hanno proceduto per la fusione con la Salto, ma il mandato è scaduto 8 mesi fa quando hanno varato la legge delle cose. Beh, sì, questo. Quindi. Non puoi fare. Io questo lo facevo con il dottor House, che dicevo: è chiaro, con quell'occhietto poteva mai essere un problema di reni, quello è il fegato. Chiaramente. Basato su una puntata vista 2 mesi prima, se è giallo. Sì, perché è poi di come Harry Potter, che poi io vedo il film, il primo, e resetto completamente, il secondo a malapena riconosco Harry Potter. Poi io poi ho un altro problema, io soffro di prosopagnosia, che è la difficoltà a riconoscere un po' le facce. Quindi io per esempio vedo un film, che so, vedo che a un certo punto i due protagonisti stanno parlando al tavolo e dietro, metti che ci sono, che ne so, George Clooney e Brad Pitt, e dietro c'è Susan Sarandon, no, e dietro c'è una bionda che sta lì e loro parlano così, e io vado avanti il film, e poi a un certo punto dico, beh, ma dico, Nicoletta, Susan Sarandon lo sa, stava lì al ristorante, no, mica era lei, quella era una del passaggio. Invece se sono due bionde, cioè devono essere dei personaggi che io possa riconoscere bene, se no mi faccio dei film da solo. Non avevo mai pensato questa cosa sui film, che effettivamente, certo, se vedi Susan Sarandon dietro, per te il film è un'altra cosa. Sì, ma io, appunto, degli attori accreditati, cioè... Robert De Niro a Sanremo? No. No, questo abbiamo stabilito. De Niro, nel film lo riconosco, Mary Streep, Brad Pitt, cioè queste, già cominciano a essere questi qui un po' tipo Emma Stone, che mi ricordo giusto perché c'ha questi occhi un po' da batrace, quindi... però se ne capita una simile, io poi dopo faccio fatica al... Stefano, no, vai. No, siamo in chiusura. Siamo e quindi... in chiusura, beh, allora chiudiamo. E allora un altro applauso per favore all'ospite Greg. Fate un applauso anche a Stefano Rapone, se vi va. Benedetti. A Snodo, a The Comedy Club. Fatevi un applauso a voi che siete tantissimi anche stasera. Grazie a tutti, grazie a tutte. Ancora un applauso all'ospite. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.